Io come al solito faccio sempre le mie classiche raccomandazioni, buonasera, che sono sempre le stesse: posizionamento, manteniamo le distanze, se siamo troppo vicini con le persone che non sono congiunte utilizziamo la mascherina, cortesemente, vogliamoci bene. E proprio perché ci vogliamo bene, stasera l'acqua del lago non è mai dolce. Presentazione che abbiamo organizzato qui in piazzetta, ma grazie a Daniela, al dirigibile, è stata una coorganizzazione per catturare Giulia, super impegnatissima, ormai in pole position in tutti i concorsi possibili. Immagina, ci sappiamo questa cosa, no, perché? E quindi sono molto contenta di averla qui stasera, e stasera abbiamo anche un doppio onore mai verificato, perché la presenza del nostro sindaco è quasi una costante, però stasera addirittura Giulia è molto fortunata, ma lo sa, avremo la presentazione del libro, quindi io mi taccio, ci saranno delle letture come sempre della nostra voce ufficiale che è Stefania, però io al momento cedo il microfono e mi taccio. Buonasera, innanzitutto ringrazio l'autrice Giulia per essere tornata a Trevignano dopo una sua seconda fatica, almeno quella che presentiamo a Trevignano. Devo dire che io ho letto il libro, molto interessante. Dicevo un momento fa a Giulia, rispetto all'altro ha cambiato un pochettino il suo, almeno a mio avviso, il suo modo di scrivere. L'altra volta abbiamo parlato un po', che si richiamava un po' quello che è il Verga. Invece questa volta siamo andati in tutt'altro genere di argomento. Abbiamo toccato il lago, quindi non poteva essere diversamente che io non presentassi io questo libro. Insomma, parliamo del lago di Bracciano, di Anguillara, ma comunque tocchi Trevignano, e quindi per me è un onore. Io passerei a te la parola e ce lo racconti un pochettino, però poi magari ti chiediamo un po' di cose. Grazie a te. Allora, grazie a voi, buonasera, grazie per la pazienza, soprattutto a Daniela, perché in questi mesi è stato un po' faticoso riuscire a incastrarci. È la prima presentazione che faccio sui luoghi del delitto, come si suol dire, quindi è la prima volta che faccio un incontro sul lago di questo libro, ma l'ultima volta eravamo stati al Palazzo del Comune per presentare Un giorno verrà, quindi insomma Trevignano già mi aveva accolta. Questo libro nasce già alla fine della scorsa presentazione. Io avevo letto un pezzetto di questo libro perché avevo iniziato un po' a scriverlo e già avevo buttato lì che insomma sarebbe stato ambientato sul lago di Bracciano. Io vengo da due romanzi storici dedicati a parti delle storie della mia famiglia. Il primo, La grande A, è uscito nel 2016 per Giunti e si occupava della vita nell'Africa postcoloniale tra l'Eritrea e l'Etiopia di mia nonna e della mia bisnonna. Il secondo, che abbiamo presentato insieme, è uscito nel 2019, Un giorno verrà, ed è invece dedicato a una parte della famiglia materna, cioè sulle tracce del mio bisnonno anarchico, ambientato ai primi del Novecento, appunto nelle Marche, in un paesino di Serra dei Conti, e si occupa della formazione politica di un giovane ragazzo, e anche di mezzadria, e anche di guerra, eccetera, eccetera. A quel punto, dopo questo percorso del romanzo storico, in cui io ero molto legata alla ricerca storica, dei documenti, archivistica, la ricostruzione, e anche questa distanza, diciamo, tra me e l'oggetto, invece ho deciso di staccare un po' da questo genere. Come dicevamo prima, questo è un libro molto diverso. Volevo parlare degli anni 2000, volevo parlare di adolescenza, di giovinezza e anche un po' della mia generazione, provare a fare una proposta narrativa che riguardasse le persone della mia età, i loro tempi, le loro difficoltà, i contrasti con le famiglie, i contrasti con il mondo e col mondo del lavoro. E volevo parlare di un'adolescente anche violenta, aggressiva, difficile. E a quel punto che mi sono detta, io avevo un po' in testa questa protagonista e mi sono detta che volevo una prima persona, una voce narrativa in prima persona, visto che gli altri romanzi invece erano stati in terza,
E ho pensato che però per fare una prima persona piuttosto credibile e calarmi abbastanza potevo sfruttarmi un po'. Quindi così è venuta l'idea dello scenario, che poi diventa secondo me coprotagonista del romanzo, che è il lago. Così ho deciso di scegliere il lago di Bracciano, dove io sono cresciuta, dove ancora vive la mia famiglia. Il paese, diciamo, centrale del racconto è Anguillara Sabazia, perché è lì che io sono cresciuta, ma vengono toccate tutte le sponde, compresa anche Trevignano. È la storia di una ragazzina il cui nome si scopre nel corso del libro. È una ragazzina che viene da una famiglia con grosse difficoltà economiche. La prima parte del libro è ambientata alla periferia di Roma, a San Basilio. Il primo personaggio che noi conosciamo è la madre. La madre sta facendo una lotta da molti anni per l'assegnazione di una casa popolare da parte dell'ATER, perché il marito è rimasto disabile. Lei ha quattro figli, di cui due molto molto piccoli. Lei è l'unica figlia femmina, la voce narrante. Quindi noi seguiamo gli spostamenti di case di questa famiglia, che a un certo punto fa uno scambio di case popolari, cosa realmente accaduta, perché io mi sono basata sulla storia di una donna che conosco, e capita in questo scambio di case con una casa di provincia, e quindi loro da Roma si trasferiscono ad Anguillara Sabazia. Questa ragazzina, di cui magari poi parliamo meglio, è molto incattivita dalla condizione in cui si trova, una condizione di ragazzina non borghese in mezzo a tanti borghesi, perché si ritrova in una scuola di ricchi. È una ragazzina che non possiede nulla, che si sente sempre indietro, che detesta la posizione in cui la famiglia l'ha messa, facendola nascere in questa difficoltà. Detesta anche i tentativi di sopravvivenza della madre, che guarda all'utile, al necessario, mentre lei vorrebbe tutto quello che è superfluo, tutto quello che è frivolo, tutto quello che è inutile, tutto quello che si può comprare e poi buttare. Sono gli anni anche della fast fashion, insomma sono gli anni in cui tutto questo entra nella vita degli adolescenti, almeno io li ho vissuti molto così. E quindi per reazione a questa difficoltà inizia a essere sempre più aggressiva nei confronti soprattutto dei suoi coetanei. E tutto questo si svolge, la conoscenza di se stessa, del proprio corpo, dei propri coetanei, della scuola, un po' della propria identità, si svolge sul lago. È il lago poi la cornice di certe prese di coscienza, certi atti violenti, certi momenti significativi del suo percorso. È vero, racconta, diciamo, la storia di tanti, insomma, ormai io non più, ma dei miei figli, ma dei figli di tanti di noi, cioè di questi adolescenti che vorrebbero guadagnarsi tutto e subito, avere tutto e subito. In realtà in questa situazione soprattutto non è possibile, perché la famiglia non ha grandi possibilità, e questa differenza la sente soprattutto nel momento in cui viene data una casa in una zona importante di Roma, possiamo così dire, in cui si sente maggiormente la differenza tra coloro i quali sono entrati in possesso di questa casa e in realtà loro che lo hanno, e in realtà i vicini che sono i proprietari, e quindi coloro i quali fanno sentire i bambini soprattutto in difficoltà. Sì, questa, cioè, è molto, anche in alcuni punti è molto crudo questo romanzo. Crudo non nel senso brutto del termine, però rappresenta una realtà effettivamente che si vive, che conosciamo, che sentiamo. Forse nel paese si avverte di meno, no? Perché infatti questo dal libro traspare questa non questa non differenza tra persone, o sbaglio? Ma diciamo che le tappe del percorso di questa famiglia sono appunto l'estrema periferia a San Basilio, che è dove è nata la madre, e dove loro vivono in questo scantinato, in una situazione di profonda difficoltà, perché sono in 20 metri quadri e sono diventati ben 6 persone, di cui una persona disabile. Ed è lì che c'è la lotta più furiosa da parte della madre per
spostarsi da questa condizione difficilissima proprio per sopravvivere. Però diciamo che quello spazio lì, spazio minuto, spazio anche detestabile, però è uno spazio di intimità della famiglia, di grande vicinanza tra di loro, in un quartiere in cui le difficoltà economiche sono abbastanza diffuse, in cui quindi loro non sono molto diversi da tante altre famiglie che stanno vivendo quella situazione di difficoltà. La prima casa che loro hanno in affidamento invece è a Corso Trieste, questa anche fa parte di una storia vera, questa donna sono molti anni che ha in affidamento una casa a Corso Trieste, quindi una parte molto ricca in realtà della città, perché è la parte vicino a Piazza Fiume, la parte un po' dove si trova il polo anche economico degli uffici romani, vicino all'estremità dei Parioli, quindi loro si ritrovano in qualche modo sbalzati in questa dimensione ricca, in cui però loro non possiedono la casa in cui stanno, in cui la precarietà e l'abusivismo continuano a perseguitarli anche in questa nuova locazione, e vengono trattati molto male dagli altri condomini del palazzo, perché questa è anche storia reale. Vengono accusati di deprezzare l'immobile con la loro presenza, vengono accusati di lasciare i bambini circolare troppo liberamente per il cortile, disturbando i condomini, vengono subito inquadrati come quelli che non dovrebbero stare qui e che in qualche maniera devono essere espulsi. La madre vive molto male questo senso di non appartenenza e di essere come un qualcosa di non voluto. E quindi quando scopre attraverso un amico di amico, come succede in questi casi, che una donna sta cercando anche lei di cambiare casa, ma sta in provincia, lei si dice che forse la provincia può essere invece una dimensione più accogliente. Quelli sono gli anni in cui anche la mia famiglia si è spostata ad Anguillara Sabazia. Tra l'altro Anguillara è il paese più vicino a Roma, ed è il paese in cui quando sono arrivata io la nostra casa era circondata di campi. Dopo un paio di anni hanno iniziato a costruire la città, nella decina di anni la cittadina è cresciuta moltissimo perché è contemporaneamente per me una provincia, ovviamente, perché è un comune a sé, quindi ha la dimensione della provincia, del paese, del borgo, la dimensione lacustre, dei campi, della tradizione, ma è anche un po' periferia di Roma, perché effettivamente Roma inizia a Cesano di Roma e quindi in realtà a pochissimi chilometri da quello che è il confine del comune di Anguillara, e soprattutto ha questa dimensione del pendolare che un po' ha connotato il rapporto con la grande città, con Roma, perché tantissimi quando c'è stata la ferrovia si sono trasferiti dicendo tanto in mezz'ora sono a Roma, e quindi da Roma sono arrivate tante persone che hanno cominciato a fare su e giù, e io sono stata per tutta la vita una pendolare, anche i miei genitori, io sono stata una pendolare scolastica tutta la vita. Diciamo che da questo punto di vista quindi la dimensione del paese è meno feroce, nel senso che i grandi ricchi io non l'ho mai molto percepito ad Anguillara, sicuramente ci sono delle famiglie più ricche, però le famiglie anche che stanno bene sono anche delle famiglie contadine, quindi in qualche modo non c'è una dimensione di questa cosa aristocratica. Diciamo che i più ricchi sono spesso stranieri del nord Europa che hanno comprato case magari al centro storico, però c'è sicuramente una dimensione del paese che in qualche maniera si chiude rispetto all'estraneo. Non è un caso che ad Anguillara esistono due modi di dire i cittadini, cioè non credo che sia un caso, cioè a Trevignano non c'è questa cosa per dire, neanche a Bracciano c'è. Anguillara ha dovuto definire gli autoctoni delle famiglie rispetto a quelli arrivati da Roma, perché in qualche modo a un certo momento in poi c'è stato quasi, non dico un'invasione, ma una presenza massiccia di questo esondare della città. Quindi io ho provato a dire entrambe le cose: da una parte il paese è sicuramente una dimensione di una sicurezza, di una tranquillità, io non mi sono mai sentita da ragazzina in pericolo la sera o in situazione di difficoltà, dall'altra contemporaneamente secondo me c'è anche quella dimensione del giudizio e del pregiudizio del paese che in qualche maniera ho provato a raccontare. Certo, la famiglia di Gaia si trova molto meglio in questa dimensione del paese, in cui quando capiscono loro chi sono vengono in qualche maniera inquadrati e si muovono più liberamente rispetto a quella del giudizio pesante e più feroce che hanno ricevuto a Roma nel momento in cui hanno provato ad uscire dalla loro posizione. Cioè quello di cui io volevo provare a parlare in questo libro in realtà è proprio una sottotraccia che vi butto lì, poi
anche non coglierla nel libro non importa assolutamente nulla, perché poi quello che volevo metterci io è relativo, quello che poi le persone ci leggono è la realtà. Io volevo provare a parlare di mobilità, in qualche modo. Mi sono sempre occupata di povertà o di difficoltà economica in tutti e tre i libri, e sempre di mobilità, cioè nella posizione in cui tu nasci all'interno, diciamo, usiamo un termine obsoleto, ma che ci aiuta, che è quello di classe, è una posizione socio-economica, e da quella posizione in che direzione ti vuoi muovere? Sei in una posizione in cui quello che hai ti è sufficiente e quindi rimani, sei in una posizione in cui a un certo punto per dei cambiamenti del paese stesso socio-economici, come nella Grande A, quando mia nonna rientra in Italia, a un certo punto diventa borghese, quasi in automatico in un percorso che il paese sta facendo, oppure tu sei in una posizione in cui sei al margine e non sei nella società del benessere, ma aspiri disperatamente a entrare in tutti i modi. Ecco, questa è la posizione di questo libro, in cui lei percepisce questa immobilità del non riuscire a sfondare il muro dell'ingresso. È come se entrare in quella dimensione di una certa ricchezza, un certo riconoscimento dell'avere, non è precluso, e quindi lei rimane sempre sulla porta a spingere, e la famiglia sta tra quelli nell'ombra che devono continuamente dire: salve, sono qui, mi serve questo, salve, siamo noi, abbiamo bisogno di queste cose. E quindi in questa continua domanda, che poi in realtà adesso io credo che con l'anno, i due anni, insomma il periodo della pandemia, sia molto aumentato il numero delle persone che è entrato in questo, è scivolato, cioè la mobilità a questo punto è diventata verso il basso, in cui è molto difficile, che certo ci sono quelli che sono arricchiti, ma c'è una maggioranza che ovviamente è scivolata di più verso il basso, quindi rientra tra quelli che hanno bisogno di agevolazioni, di borse di studio, di tanta burocrazia, che a Roma è una delle grandi piaghe, cioè i piccoli comuni hanno di buono che almeno, cioè, questa parte burocratica, amministrativa, ha una dimensione più umana, mentre invece Roma spesso è proprio un muro contro cui ci si scontra quando si vuole cercare di essere riconosciuti e muoversi dalla condizione in cui si è. Grazie per averci detto qual è stato il tuo leitmotiv di tutto il libro. Si percepisce, questo si percepisce, ma si percepisce già dalle prime righe, ma si percepisce soprattutto quando la mamma, la madre, viene ad Anguillara, accetta di venire ad Anguillara, perché sicuramente è più semplice o semplice vivere, si vive con meno, si hanno delle necessità forse inferiori o diverse. Ma si percepisce nel momento in cui la madre manda la figlia a scuola, comunque non a Bracciano, ma la manda a Roma, perché a Roma potresti avere un'educazione, si potrebbe avere un'educazione diversa. Beh, secondo me il punto è che gli anguillaresi, di cui io faccio parte, venivano da Roma e a Roma hanno fatto tornare i figli, cioè in maniera anche abbastanza automatica, cioè nel senso che questo trenino permetteva veramente di andare a scuola in mezz'ora. Per cui io per esempio ho fatto dalle medie, cioè io ho finito la scuola e ho iniziato a prendere il treno alla prima media, e noi eravamo un gruppetto compatto di ragazzini che tutti i giorni andavano alla Giustiniana, e in 20 minuti noi eravamo in qualche modo a scuola. Era proprio anche quella una divisione tra chi rimaneva a studiare nei paesi e chi invece continuava ad andare su. Per esempio nel liceo per me è stato una scelta, ma anche un incubo, perché io ci mettevo più di un'ora ad arrivare a scuola, il traffico, la classe, che voi conoscete benissimo, un incubo che ci perseguita, mentre i miei coetanei di Anguillara che andavano a Bracciano prendevano il Cotral alle 8 e 10 erano a scuola, cioè come se si svegliavano due ore dopo di me. Però volevo raccontare questa cosa qui, perché secondo me ci aiuta anche a ragionare sul rapporto tra questo tipo di provincia e questo lago e la città di Roma, tanto perché la città di Roma è la città più grande d'Italia, ma è anche tra le più grandi città d'Europa come estensione territoriale. E in qualche modo il rapporto appunto è duplice: da una parte ci sono come dei rivoli che portano verso la città, e dall'altra c'è una resistenza, comunque c'è una resistenza di un'identità, di una provincia. Ho provato, oltre che attraverso le scuole, a utilizzare ovviamente anche dei riferimenti all'acqua, perché tutti noi sappiamo quello che è stato la lotta che è stata fatta per evitare all'acea di prendere l'acqua dal lago, no?
secondo me questa, oltre a una lotta materiale, perché effettivamente materia, cioè l'acqua che viene sottratta al lago per la rete idrica della città di Roma, ma anche simbolica, nel senso che in qualche modo le grandi città tendono sempre di più ad allargarsi, basta vedere per esempio il caso di Milano, e l'Interland in qualche modo sempre di più essere assorbito all'interno della rete, che diventa la rete metropolitana, che diventa la rete provincia. In qualche maniera, adesso che non ci sono neanche più le province, tutto converge in maniera, viene calamitato dalla città di Roma. È ovvio che in questo spazio in cui questo avviene, c'è da parte dei piccoli luoghi e anche delle famiglie una risposta identitaria. Ecco perché il doppio nome degli anguillarini e gli anguillaresi, ma semplicemente perché quelle radici lì in qualche modo sono invece ancora presenti, ancora resistono. E io mi ricordo anche la divisione tra noi ragazzini, tra chi continuava ad andare su e giù a Roma e chi invece era stanziale. Ecco, la mia protagonista è una pendolare a tutti gli effetti, perché la madre le dice che comunque preferisce che lei vada a scuola a Roma, perché nella testa è rimasta romana. Cioè, una donna che viene da San Basilio e ha vissuto tutta la sua vita lì, prende il lago come una possibilità, però è romana nella testa, cioè non si sentirà mai una donna del paese, evidentemente. Quindi continua a mandare la figlia a scuola. E lei col treno va alla scuola a cui sono andata io, che tra di noi lo possiamo dire, tanto chi ci è andato la riconosce, è il De Santis, che si trova sulla Cassia, e molte persone che sono state a De Santis mi hanno scritto dicendo: ma è il De Santis, è molto riconoscibile. È, diciamo, un liceo classico che si trova sulla Cassia, un liceo dove io ho trovato delle buone insegnanti, ma una situazione di grande fanghiglia, diciamo, dal punto di vista dei miei coetanei, molti ragazzi iperricchi. Anche quella è una zona che secondo me è interessante su cui parlare, su come si va, perché Roma Nord noi la conosciamo meglio, perché in qualche modo io mi sono, cioè Anguillara per me è un po' Roma Nord, però in qualche modo noi la conosciamo molto meglio perché la attraversiamo quotidianamente. Ma fuori da qui, quando io ho dovuto parlare del libro, c'è un immaginario sulla parte nord di Roma portato avanti dai telefilm, altre cose, di la Roma bene, cioè Roma Nord è una Roma ricca. In qualche modo è vero, perché se pensiamo all'Olgiata, pensiamo alle rughe, pensiamo ai parioli che in qualche modo vengono considerati Roma Nord, è chiaro che è una Roma ricca, però in mezzo ci sta anche Tomba di Nerone, Grotta Rossa, Palmarola, cioè delle aree che Ottavia, i Poggio degli Ottavi, che di ricco non hanno niente. Però noi ragazzini eravamo tutti insieme, in qualche modo, perché è un grande calderone, cioè via di Grotta Rossa è di fronte ai comprensori della Cassia, e quindi ci si trovava contemporaneamente chi veniva da lì e chi veniva dal capolinea dell'autobus. Cioè esiste un autobus che si ferma davanti all'ingresso sud dell'Olgiata, cioè loro hanno una specie di navetta pubblica che li va a scuola. E quindi in qualche modo io mi ricordo questi ragazzi e la ricchezza era tanta, non era la ricchezza del cambio tre magliette di H&M, era la ricchezza delle scarpe Prada, dei cappotti da 500 euro, ed era tra i ragazzini. Io mi sono chiesta, una ragazzina che di questo non può avere niente, cioè non può, semplicemente non si può, perché la madre non esiste per lei spendere quei soldi per delle scarpe, non ci sono, non c'è un modo, come reagisce rispetto a questo non avere, rispetto a tutto quello che non... che vede, però, perché è il compagno di banco che ce l'ha, e quindi in qualche modo tu sei proprio a fianco alla ricchezza e non ce l'hai. E siamo anche nel periodo, diciamo, pre-social, tra l'altro, perché io i social non li comprendo all'interno del libro, però mi sono ovviamente domandata, perché poi ho parlato con i ragazzi, con le scuole, anche del libro, è chiaro che quello diventa ancora più amplificato nel momento in cui non c'è solo il vicino di banco a cui tu ti relazioni, ma anche tutti gli altri tuoi coetanei sui social che stai sempre a guardare e da cui ti senti guardato. E quindi attraverso anche la scuola e come lei interagisce, ti incontra, volevo raccontare questo senso di frustrazione profonda. È un libro sulla frustrazione, quello che dicevi tu prima sulla crudezza, è sicuramente un libro duro, non è un libro un romanzo di formazione come noi possiamo intendere, no? Noi abbiamo studiato i romanzi di che cos'è un romanzo di formazione, in Italia lo insegnano già a scuola. Il romanzo di formazione è quando c'è un bambino o una bambina in una condizione di difficoltà che attraverso una serie di ostacoli nel corso del libro, avventure, incontri, cadute, perdite,
cresce, si forma, appunto, si forma come individuo con un'identità specifica e migliora. Quindi alla fine del romanzo c'è un approdo che cambia a seconda del romanzo, evidentemente. E lei però non va approdando a niente, cioè non c'è un approdo di questo libro. Questo è un libro circolare più che un libro lineare, non è neanche un libro in salita, perché la salita ci fa immaginare che ci sia una cima in qualche modo da raggiungere, è invece un libro proprio circolare in cui le cose si vanno impantanando. E io ho pensato che se, certo non è una lettura semplice del quando si va al mare magari, però magari può dare un'idea, un pensiero, un'inquietudine, un disturbo, un fastidio, e per me, ecco, diciamo che scrivere vuol dire anche smuovere quelle corde lì, e se anzi le si riesce a smuovere, forse si sta facendo qualcosa di buono, o quantomeno di utile, si spera. Due dalla regia ci dice leggo. Questo è proprio l'inizio del libro. Tutte le vite iniziano con una donna, e così anche la mia. Una donna con i capelli rossi che entra in una stanza e addosso un completo di lino. L'ha tirato fuori dall'armadio per l'occasione, se l'è comprato al banco di Porta Portese, il banco buono dei vestiti di marca ribassati, non quelli da poche lire, ma quelli con sopra il cartello prezzi vari. La donna è mia madre e ha una valigetta di pelle nera stretta nella mano sinistra. Si è fatta da sola la piega ai capelli, ha usato bigodini e lacca, ha gonfiato la frangetta con la spazzola, ha occhi verdi e gialli e tacchetti da cresima. Lei entra e la stanza si fa piccola. Alle scrivanie siedono impiegati. Mia madre ha passato 3 ore all'angolo del palazzo, la valigetta contro il petto, e quando lo racconta dice che le sue gambe erano burro e saliva acida. Si avvicina muovendo i fianchi e prima di lei arriva il profumo con cui ha coperto l'odore di lenticchie cucinate per il pranzo. Dice: «Sono venuta per vedere la dottoressa Ragni, ho un appuntamento». Si è ripetuta quella frase allo specchio in tram e in ascensore all'angolo: «Ho un appuntamento». Con tono dolce, con tono allegro, con tono deciso, con un sussurro, come se fosse normale. E adesso lo dice ad una signorina senza fede, i capelli legati sulla nuca, che la osserva e vede il vestito di lino un po' spiegazzato e la pelle della valigetta mangiata sul manico. La signora guarda un'agenda che ha davanti. Come si chiama? Antonia Colombo, dice mia madre. La signorina controlla bene l'agenda con gli appuntamenti della dottoressa Ragni, scorre rapidamente col dito e cerca questa tale Colombo, ma non la vede. Non c'è il suo nome qui, signora. Mia madre fa una smorfia che ha pensato e ripensato e si è domandata che faccia fare in quel preciso momento. Ha dovuto studiare ogni attimo, immaginare quello che sarebbe accaduto nel dettaglio, e la smorfia le viene bene, come di una donna impegnata, infastidita dall'incompetenza altrui, dai ritardi. Mia madre dice: «Guardi, ho preso appuntamento già da una settimana, sono un avvocato e la dottoressa Ragni mi aveva garantito che ci sarebbe stata oggi. Siamo molto in ritardo con la consegna degli atti». La smorfia di mia madre è storta e la sua insofferenza reale, come sono reali le scarpe strette e gli uomini alti e sudati sul tram. Le due si scambiano altre battute e Antonia Colombo insiste, certa che quella è la cosa giusta da fare, prendere posto e non spostarsi più. La signorina si convince, la donna dai capelli rossi sembra sicura di quel che dice, e nell'ufficio nessuno ha alzato neanche gli occhi dalle carte di cui si sta occupando, perché non si è ancora accesa una discussione. Così la signorina apre la porta su cui campeggia la targa «Dottoressa Ragni» e mia madre la varca. È la soglia del suo futuro. C'è il pezzo della scuola. La mia scuola ha la faccia gialla, rughe e croste. Per raggiungerla bisogna fare una salita ripida. Le aule non bastano per tutti gli alunni e nel cortile sono stati costruiti 2 container ottimi per la muta d'estate e il gelo d'inverno. A rotazione le classi devono occuparli. La sfortuna infatti va condivisa. Non c'è una palestra, ma solo un piazzale d'asfalto nero, quindi per farci fare attività fisica hanno accorpato 2 ore a settimana e stipulato una convenzione con un centro sportivo non troppo distante. Per metà anno faremo nuoto nella piscina coperta, per l'altra metà tennis sotto il pallone.
per poter partecipare dobbiamo pagare soldi in più e comprarci ogni cosa che occorre, come una cuffia, un costume da bagno, gli occhialini e la racchetta. I primi mesi li passo nell'edificio al secondo piano. Il nostro programma al centro sportivo deve ancora iniziare. Come attività giochiamo a palla avvelenata sull'asfalto. Per riscaldamento ci fanno correre in cerchio. Le mie amiche non sono in classe con me e con le altre ragazze che ci sono mantengo un severo riservo. Non confido in loro, alcune sono state bocciate, sono più grandi di me. Per loro non sono che un grumo d'infanzia. Altre ci tengono a crescere con rapidità e non fanno che incitarsi a fumare e a infilarsi nei bagni coi maschi. Quando io rispondo che non ne ho voglia, vengo subito esclusa, guardata come si guarderebbe una rapa bollita, il contorno e il sapore della cena. Creo alleanze giornaliere, fragili, non intavolo conversazioni. Appena suona la campanella, ogni cambio dell'ora, mi fiondo fuori dall'aula e cerco le mie amiche. Nel cortile siedo con loro a quello che noi abbiamo deciso essere il nostro muretto, il mio banco, il mio astuccio, il bagno dove ci teniamo l'un l'altra alla porta, il muretto, lo spazio che vogliamo marchiare della nostra umanità, rendere possesso ciò che è sconosciuto, spaventoso. I discorsi delle mie amiche e quelli delle mie compagne non sono mai in realtà molto differenti, ma vedo abissi tra loro e onde altissime, nuoto seguendo la corrente che mi sono scelta. I maschi della classe indossano tute acetate e non c'è mezzo che abbia il fascino pulito dei bambini appena cresciuti. Ridono a battute illogiche, sgraziate, e ridono a lungo, non si accontentano dei sorrisi, ma passano ore, giorni, mesi intorno allo stesso scherzo, maniacali, persecutori. Ce n'è uno che sa muovere le orecchie e ne fa un grande vanto, un altro così magro che gli si vedono le ossa delle clavicole dalla maglietta, uno dai capelli unti che non si leva mai il cappello con la visiera. I maschi interessanti sono lontani galassie, sempre più grandi o nelle altre classi o in paese, soprattutto in paese. La gente della scuola vale zero, non la puoi classificare e ne perdi traccia presto. Descrivi la scuola, descrivi fondamentalmente quello che succede all'interno della scuola e dei ragazzi, quindi racconti quello che penso che ognuno di noi abbiamo vissuto, perché ognuno di noi nei propri licei, nelle proprie scuole ha conosciuto le diverse sfaccettature e tu le descrivi tutte e veramente a me almeno hai fatto ricordare. Quindi è anche un momento, cioè questo libro io l'ho vissuto anche con un ricordo, con un tornare indietro e fare anche un po' una forma di introspezione, dire ma sì. Questa è la prima scuola, cioè la scuola media, diciamo, che secondo me è una delle scuole più traumatiche dal punto di vista educativo, nel senso che io per esempio arrivavo in una scuola elementare meravigliosa e sono stata lanciata in questa scuola. Appunto anche lì le insegnanti in realtà non erano male, era l'ambiente che era feroce, cioè i ragazzini erano disperati secondo me perché non capivano più chi erano, non erano bambini ma non erano adulti, in questo non essere erano arrabbiati in qualche modo, me li ricordo sempre molto appunto ossessivi che commentavano tutto, volevano sapere tutto, cioè per farsi vedere, per essere insieme agli altri, era tutto molto faticoso. E in più noi avevamo questa cosa che mi sembrava interessante raccontare, questa storia delle ore insieme di educazione fisica, quindi immaginiamoci ragazzini già abbastanza frustrati, ridotti con la cuffietta e il costume a fare nuoto, cioè, io mi ricordo che era un momento di disperazione generale perché noi eravamo piatte, non avevamo nessuna forma, con questi costumini bruttissimi, sportivi, le cuffie, e non sapevamo nuotare praticamente nessuna, lanciate nella piscina diventava il luogo della vergogna, cioè era una vergogna continua questo momento, diciamo il primo momento in cui mostri il tuo corpo in qualche maniera agli altri coetanei, invece vieni sbeffeggiato, cioè da lì in poi la beffa non ti abbandona più. Ma questo a parte il materiale autobiografico che io ho sfruttato per il libro, poi la distanza tra me e la protagonista in realtà è molto grande.
però questi anni qui, che sono quelli a cavallo tra le medie e il liceo, sono secondo me i più interessanti per lei, perché è qui che lei compie il suo primo atto violento. Infatti passa l'anno della piscina, che è la metà anno della piscina, che sono i 6 mesi peggiori per lei, perché la madre le ha fatto un costume a lei, perché c'ha una cuffia colorata, mentre gli altri sono tutti dignitosissimi, lei ha delle ciabatte improbabili del fratello che le vanno grandi, cioè tutto sbagliato. Poi deve andare invece a fare tennis. Io trovo che, tra l'altro, questa cosa di far fare tennis ai ragazzi sia surreale, nel senso che chiaramente è una cosa che io ho fatto solo quegli anni lì e mai più, ed ero completamente incapace, quindi era una perdita di tempo e di soldi incredibile. Insomma, devono comprare la racchetta a questo punto. E lei, la madre, decide di fare un sacrificio ed è il primo oggetto che le compra, nuovo, la racchetta. Quindi mettono da parte i soldi per questa benedetta racchetta. Intanto lei ha uno di questi ragazzini della scuola che la perseguita, nel senso che le ha dato un soprannome e non la molla. La chiama con quel soprannome, la chiama anche la notte al telefono di casa, non la fa invitare, vuole che tutti la chiamino con quel nome. C'è un gioco sui nomi e soprannomi che poi scoprirete all'interno del libro. In qualche modo lei si sente che non è più se stessa, perché secondo me quando qualcun altro ti affibbia un soprannome che detesti, poi su una caratteristica fisica che in qualche modo ti va connotando, è un po' come se tu ti spersonalizzassi, cioè chi è questa persona che voi chiamate così? In qualche modo non sei tu, e diventi l'insulto, invece che te stessa diventi l'insulto. Quindi lei si sente espropriata e perseguitata da questo ragazzino, e lui, come gesto finale, dopo una serie di marachelle che non hanno subito effetto, decide di romperle la racchetta. E cosa succede? Quello è un momento in cui nei romanzi, soprattutto di formazione, accade spesso, cioè quando l'eroina, in qualche modo, viene ferita o l'eroe viene toccato e deve reagire a quello che sta succedendo, no? Io era tanto tempo che leggevo di molti personaggi che subivano una serie di costrizioni, una serie di giudizi, una serie di malevolenze, e in qualche modo subivano e la loro vendetta era soltanto nel fatto che sarebbero poi diventate, no? Quindi subisco adesso per invece avere la mia rivincita finale. E lei però non è così, lei prende la racchetta e gli spacca il ginocchio con la racchetta. Quindi questo è il primo momento in cui lei scopre che facendo del male agli altri gli azzittisce in qualche modo, perché questo ragazzino non le dirà più nulla. E il romanzo ragiona molto su questo, sul dispositivo della violenza personale. Non è una violenza, io mi sono occupata molto di militanza e quindi di violenza politica, e non è una violenza politica, ma non è neanche una violenza criminale, perché lei non sta rubando nulla, aggredisce semplicemente qualcuno, e da lì lei capisce che questa aggressione passa anche impunita, perché essendo lei una ragazzina smilza col capello rosso di 12 anni, lui si vergogna di dire che l'ha colpito una femmina, e quindi lei non viene punita. E il libro va avanti per una serie di non punizioni e attraversa vari stadi, perché ovviamente questa è un'escalation che non la porta a niente di buono, cioè non c'è una sua rivalsa possibile, visto che parte del suo tempo lei l'ha speso appunto in queste azioni aggressive. E questo è il primo momento aggressivo, e tra l'altro quello in cui la maggior parte delle persone che leggono, poi magari invece per chi di voi leggerà sarà diverso, si immedesimano molto, no? Certo, lui l'ha disturbata per tutto questo tempo, e è giusto che lei reagisca, lo colpisca, no? E però ogni volta il piano cresce, cambia, per cui la volta dopo tu non sei proprio convinto che lei abbia ragione e che sia bene che lei stia colpendo chi l'ha presa in giro. E così sempre più avanti, proprio perché mi sembrava interessante proporre una voce, una prima persona a cui da una parte ci si affeziona e dall'altra si detesta, perché in qualche modo dice: però adesso potresti stare più calma, questa cosa non la dovresti fare, questa cosa è terribile, oppure no? Cioè, la domanda è: lei ha ragione oppure no? Ecco, il libro non ha una risposta rispetto a questo, ma secondo me interroga qualcosa di, prova a interrogare, speriamo che lo faccia, qualcosa di noi, cioè se per noi quella reazione è accettabile, visto che è fatta da una donna, tra l'altro, oppure no. Ci sono molte azioni violente fatte dalle donne all'interno di questo libro, alcune sono state anche assolutamente non notate,
soprattutto quelle della madre. La madre che aggredisce il padre, a me nessuno mi ha mai detto, ma questa donna ha aggredito il marito. È cosa passata sempre abbastanza sotto silenzio. Quindi diciamo che è sono tutte delle domande, non sono delle risposte, sono delle questioni che riguardano anche l'essere giovani o l'essere ragazze o la discutibilità dei protagonisti dei libri e delle loro prime voci con cui cercano di coinvolgerci nelle loro storie, fino a dove ci coinvolgono e fino a dove rimaniamo invece fuori e abbiamo bisogno invece di giudicarli e di prendere una distanza. Più che giudicare, leggendo il libro, dopo quello che tu stai dicendo, la domanda che viene è quella di dire quanto è arrabbiata questa ragazza, quanto vorrebbe uscire da questo suo, magari dal paese, da questa sua situazione, da questo suo stare chiusa in una famiglia che a lei non piace, che lei vorrebbe, ecco, partecipare con gli amici, con i ragazzi della Roma Bene, come le chiamati, o avere vestiti nuovi, scarpe nuove, magari c'è quelle del fratello, però alla fine se tu lo esamini dici va bene, ma quanti di noi hanno avuto i vestiti riciclati del fratello, della sorella, della cugina? E quindi magari è la rabbia che traspare, questo sì, questa traspare, però magari la giustifichi anche nel corso della lettura. Perché capisci che questa bambina e questa successivamente adolescente ha delle necessità che la mamma, che colei la quale dovrebbe capirle, dovrebbe aiutarle, forse non le riesce. Secondo me questo dipende tantissimo, perché molte persone che lo hanno letto si sono molto immedesimate nel personaggio della madre, invece supportando la sua condizione di una donna che appunto dice: ma io ho sempre riutilizzato i vestiti, mia madre pure, siamo sopravvissuti benissimo. Cioè la posizione della madre è quello che è necessario, sei vestita, hai mangiato, sei pulita, vai a scuola, abbiamo una casa, fine, cioè il resto è ininfluente. Quindi alcuni si rivedono di più nella posizione di spirito della madre, che è quella dell'arrangiarsi e del vivere però molto dignitosamente, perché loro, tranne l'inizio che è molto difficoltoso, poi hanno una vita semplice, però diciamo anche molto dignitosa. Invece no, la risposta della ragazzina adolescente è: tutto questo non vale nulla, perché gli altri invece ce l'hanno, gli altri invece possono avere vestiti nuovi ogni volta che hanno una festa, possono comprarsi 3 racchette se una viene rotta, possono sono cose che ho proprio percepito ampiamente quando andavo a scuola, cioè questo cambio di abiti costanti, quando la tecnologia è entrata nelle nostre vite è diventata quasi subito parte della... Loro non hanno neanche la televisione a casa, quindi lei è completamente espulsa da quella che è poi un po' un oggetto del desiderio di una generazione molto televisiva, quella dei primi anni 2000, prima che arrivino i social. Quindi dipende, perché alcuni si sono immedesimati in lei e nella sua difficoltà, e altri invece hanno detto: beh, però insomma, se vivi comunque, perché non capisci che tua madre sta facendo dei sacrifici per te? Ed è proprio una questione di non comunicazione, nel senso che in buona parte, secondo me, soprattutto nell'adolescenza, c'è un senso di estraneità anche all'interno della famiglia, perché la persona è la stessa, è sempre tuo figlio, tua figlia, però in qualche modo sta talmente cambiando, sta mutando talmente tanto che ci sono dei momenti in cui la persona è sconosciuta. Io mi sono domandata, ci sono tantissimi fatti di cronaca che avrete ascoltato anche voi, in cui ci sono persone giovani che compiono degli atti molto violenti, poi si va dalla famiglia. La famiglia dice: andava a scuola, stava bene, sì, abbiamo litigato qualche volta, ma insomma non ti aspetti quello scarto. Allora io mi sono domandata: ma quello scarto, in qualche modo avviene, e ogni volta è però tu genitore, non sei abbastanza genitore, non ti sei accorto abbastanza. Certe volte sì, è vero che c'è una difficoltà da parte della famiglia, altre volte secondo me c'è che l'estraneità può essere anche estrema, per cui per esempio la madre non sa di questi atti violenti della figlia, la vede che va a scuola, che studia moltissimo, che vive in paese, ha delle amiche, e in qualche modo appunto l'immagine del lago, c'è una superficie piatta, serena, luminosa anche se toccata dalla luce, e poi c'è un sommerso. Il lago è un grandissimo esempio di sommerso anche dell'animo, della psiche. E in qualche modo lei ha questo sommerso che rivela al lettore, alla lettrice, ma che tiene... è facile per noi dire perché la madre non se ne accorge, però noi siamo
nella prospettiva immersiva sua, lei ci sta dicendo le cose che fa in qualche modo, invece dall'altra parte è chiaro che è come se mancassero gli specchi, mancasse una visione rispetto alla situazione della figlia. Quindi si è un po' divisa molto la lettura, alcuni che hanno detto questa madre anaffettiva che non la capisce, che non comprende le sue difficoltà psicologiche, altri hanno detto però lei è terribile, cioè è aggressiva, ha questi moti, eppure la sua vita non è così complicata. Però secondo me noi siamo molto una generazione di persone a cui viene detto questo, cioè alla fine hai tutto, però perché sei così depresso, perché sei intristito, perché te ne lamenti, perché secondo te non riesci a fare delle cose. Quindi un po' questo argomento mi interessava provare a raccontarlo, a discuterlo, ecco. Sì, si è notato. Le domande qualcuno deve fare? La signora. Claudia. Claudia. Luce. Aspetta Claudia, Claudia. Si avete sentito, si è detto. Qualcosa abbiamo sentito. Io sento solo accettamento, ma sai. Quello che io ho avvertito sono due termini, uno è l'accettazione e poi allegato subito il rifiuto, perché se questa bambina intuisce che la reazione di rompere la racchetta in fondo alla natura, c'è un rifiuto alla base che non le fa capire che quello è un cammino che la porta in avanti. Quindi ripeti il sistema tutto uguale, lo stesso schema, quindi c'è una non accettazione, non so se direi la madre, la situazione o tutto quanto, perché io dico a casa, no, pure a casa nostra è sempre male, però c'erano sì i vestiti usati, quello e quell'altro, ma c'era pure chi prendeva 10 e poteva essere col zoccoli, quindi diciamo non era proprio così, assolutamente, c'erano quelli molto snob e quella e vabbè, c'erano gli altri che però costruivano, e costruito la bambina no. Ma non costruisce, quindi bisogna capire il discorso dell'accettazione. Se lei ha accettato la sua situazione, avrebbe, non l'avesse rifiutata, non si sarebbe identificata con gli altri, quelli e quell'altro, avrebbe scelto una situazione di fuga, non andava, e lei avrebbe avuto le sue personali con la pellata, rispondo la madre. Ah, va bene, allora forse se lo legge tutto mi diventa più chiaro. Scusa per l'intervento, però dovendo dire qualcosa, non mi sono tornato tanto lunga. Bene, tranquilla. Allora, ci sono una ti sentite? Sì. Credo di sì. Ci sono tante cose che si possono dire su quello che ci dovrebbe stare nei libri. Diciamo che questo è un romanzo ovviamente, quindi non è un trattato di pedagogia, né pretende di dire il giusto sul mondo, non è un libro sul giusto, questo è evidente, no? Dall'altra parte ci sono vari personaggi nel libro, non ci sono solo lei e la madre. Per esempio c'è anche il fratello, che è quello che fa la scelta che diceva lei, cioè quello che decide di uscire fuori, di investire nella politica, nel collettivo, di andare fuori dalla famiglia e di seguire le cose in cui crede, e fa della difficoltà economica sempre in qualche modo un punto di partenza per la sua formazione personale. Però non è lui il protagonista, perché io mi sono occupata di formazione politica nel libro prima, e quindi in questo caso invece è proprio una posizione anche disturbante di una ragazzina che non lo fa questo scatto, non ha un pensiero collettivo, non ha il pensiero della comunità, non ha un pensiero sul futuro, è insabbiata in questo presente in cui lei non ha le cose che, non ha, che hanno gli altri ragazzini, è in questa situazione lì, e da quella non trova quella via laterale, perché in qualche modo in alcune condizioni secondo me è anche complesso, cioè quel tipo di liceo dove sono andata io non era un liceo che ti forniva dal punto di vista della comunità molte vie laterali,
Mentre invece prima andare a scuola spesso era incontrare altri come te, organizzare delle attività insieme, fare del pensiero, fare rete. Questa cosa si è un po' fermata nei licei adesso, soprattutto alcuni. Ce ne sono alcuni in cui ancora questo, tutto questo è molto vivo, e altri in cui invece si è tutto molto assopito, perché come dire, si è tutto molto livellato, ecco. E quindi se tu in quella livella non sei come gli altri, ti senti in una situazione di... Questo però non vuol dire che lei abbia ragione, non c'è una ragione, diciamo, non può esserci una ragione all'interno di un romanzo, secondo me, ci può essere una storia. E allora, per me era interessante in questo caso prendere il contrario anche della persona che sono io, il contrario di altri personaggi di cui ho parlato, e dare voce a questo contrario, per vedere, magari lei lo legge e le dà fastidio, dice questa ragazzina è insopportabile. Qualcun altro lo legge e dice quella ragazzina sono io. Qualcun altro lo legge e dice con una madre così non poteva ne andare così male, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste voci di reazione in qualche modo per me sprigionano un'energia intorno alla storia che a me interessa, perché altrimenti non troverei il motivo, il movente anche di continuare a scrivere, a investire in questa cosa nel modo in cui lo faccio. Quindi il fatto che lei possa leggere il libro e appunto pensare, cavolo, ma questa perché non decide di fare altro? Perché non esce da questa situazione? Per me è interessante che lei lo pensi, perché lei prova della frustrazione verso il personaggio della voce narrante. Ed è importante, perché noi siamo molto abituati adesso, soprattutto dalla letteratura, diciamo i libri mainstream, alle voci in prima persona che accoglienti, che ci trascinano nel loro mondo dei sentimenti, nel loro mondo emotivo, che certe volte sono piacevoli, ci servono. Altre volte invece entrare in contatto con degli io fastidiosi o anche lontani e vicini allo stesso tempo, secondo me può accendere delle riflessioni. Ecco, lei magari chiude il libro e fa una riflessione su questo dicendo sono in disaccordo, oppure l'ho apprezzata questa cosa, e anche essere in disaccordo credo che abbia un grande valore rispetto ai libri. Il libro rappresenta i ragazzi, gli adolescenti, quindi con tutte le loro sfaccettature e il loro modo di comportarsi, e poi sta al lettore, ecco, come giustamente dicevi, identificarsi, e identificarsi, ognuno si identifica secondo il proprio carattere, il proprio modo di vedere e il proprio modo di sentire, e questo c'è tutto nel libro di Giulia. Io ecco, volevo chiederti del rapporto con il fratello, perché il rapporto con il fratello tu l'hai un po' un po' nebuloso, però questo fratello la presenza l'avverte, la sorella l'avverte sempre, la protagonista. Ma diciamo che appunto il personaggio di Mariano va via di casa quando ha 17 anni, quindi viene cacciato di casa dalla madre perché è andato a Genova nel 2001. E, tra l'altro, questo è non so mettere in mezzo questa informazione, ma mi ha praticamente colpita, perché sono stata a Cortina a presentare il libro per il premio Campiello, e quindi è venuto fuori vagamente questo riferimento a Genova. Alla fine dell'incontro mi si avvicina una signora e mi dice: ma lei che cosa ha scritto su Genova nel libro? Dico: ma guardi, non ho scritto, se lo legge lo vede, comunque insomma è un riferimento sul poco coinvolgimento della protagonista rispetto a un evento politico invece che sta accadendo, bla bla. No, perché io ho organizzato il G8 di Genova, e quindi, no, ma me lo dica così, come se fosse, cioè, nel senso, andare anche da una persona che ha scritto un libro in cui quell'evento, che è un evento di tutti, cioè un evento storico-politico centrale per tanti, il prima, il dopo, il durante, cioè i libri non hanno la libertà, per fortuna, di parlare di tutto come vogliono. Quindi se anche io avessi fatto un pamphlet contro il G8 di Genova nel libro, che non è quello che succede, ma cerco di fare un altro argomento, comunque mi è sembrato anche abbastanza un po' così perentorio presentarsi. Comunque diciamo che il protagonista, cioè il fratello della protagonista, Mariano, ha un percorso invece politico di una militanza complessa, perché effettivamente io mi sono occupata della militanza più classica, quella del movimento anarchico, in cui diciamo dalla condizione di difficoltà personale o del lavoro, soprattutto del lavoro, si entrava in contatto con altri a cui ci si legava per l'azione politica, quindi per una serie di rivendicazioni che riguardavano il privato e quindi anche il pubblico. In questo caso lui, insomma, è tra quelli che iniziano a guardarsi intorno rispetto alla globalizzazione, rispetto alla società dei consumi, cioè lui vede quella difficoltà della famiglia
come una condizione per dire voi ci avete messo in questa difficoltà e state lucrando su tutto quello che non serve a niente. Quindi lui è in una posizione più politica, anche acerba ovviamente, ma che si sviluppa, e però viene mandato via da casa perché la madre non sopporta di non poterlo controllare in qualche modo, non sapere dove è il figlio, vede che non sta studiando abbastanza, cioè lei ha la visione del io mi sto sacrificando per voi perché voi possiate essere meglio di me. Se voi invece cominciate a fare gli stessi errori che ho fatto io, oppure cominciate a perdervi in cose che non mi sembrano importanti, questa cosa mi delude e mi fa profondamente arrabbiare. E quindi c'è una distanza, diciamo, si staccano i due fratelli e seguono proprio percorsi completamente diversi. Quindi mentre Mariano va a vivere a Ostia dalla nonna e poi entra in un'occupazione e continua il suo percorso dal punto di vista di formazione politica, personale, di studio, eccetera, la protagonista rimane incastrata nelle mura di casa, perché poi effettivamente lei ha sempre questo rapporto di amore e odio verso la madre, ma non l'abbandona mai, rimane sempre accanto alla madre, ma sente in qualche modo l'eco del fratello, perché lei è un po' tra questi due poli, no? Lei non riesce a essere combattiva come nessuno dei due, riesce a essere aggressiva, che è una cosa diversa, e quindi loro riescono a fare delle lotte in qualche modo che portano a dei risultati concreti, anche collettivi, comuni o per la famiglia. Lei invece rimane lì con queste sue esplosioni aggressive, però poi non arriva, non raggiunge mai qualcosa che la soddisfi. Ecco, lei vive questa perenne insoddisfazione, e poi quando si rivedrà col fratello, come il fratello avrà un ruolo importante soprattutto verso la parte finale del libro, in cui lei capirà delle cose di distanza tra se stessa e Mariano. Mi sembra che comunque ci sia un momento in cui lei sembra poter prendere una via laterale. Al momento della scuola superiore, in effetti, lei trova nello studio una modalità di riscatto, sia all'interno della famiglia, la mamma è soddisfatta dei suoi risultati, sia a livello dei suoi compagni. Riesce a concludere la scuola anche con dei voti ottimi, si iscrive all'università, alla facoltà di filosofia, che forse lei non servirebbe, come alla fine insomma si vedrà, però nonostante questo riscatto lei non riesce a venirne fuori. La sua vita continuerà, diciamo, nello stesso ambito familiare, e oltretutto alla fine sarà costellata anche di eventi molto importanti per lei, negativi. Quindi anche se per un momento sembra prendere una via laterale, in realtà poi è come se viene risucchiata, almeno diciamo questa è stata la mia impressione. E mi chiedo anche, è stata una scelta non permettere che questo riscatto approdasse a qualche cosa? Sì, è vero, il romanzo circolare, per cui se non è di formazione, diciamo si rientra nell'orbita di sempre, però è stata una scelta? Sì, sì, è stata una scelta, nel senso che a me, tra l'altro, ho scritto di recente una signora che mi ha detto mi è piaciuto moltissimo il libro, che bello, però la prego scriva un seguito in cui le persone stanno meglio. E io le ho detto guardi, purtroppo il libro è finito, cioè non ci sarà un seguito a questo libro, e in qualche modo appunto i libri incarnano diverse anime. Questo è un libro sulla difficoltà dell'affermazione, e che secondo me appunto sprigiona delle energie diverse rispetto a quelle che sanno positive, che sa sprigionare un percorso di approdo. E quindi è rimasta come un'idea. Tra l'altro, quello di cui io volevo parlare rispetto alla sua formazione scolastica è un tema che, diciamo, sono anni che in realtà circola, cioè il fatto che alcuni ambiti, soprattutto quelli creativi, intellettuali, siano diventati un po' ad appannaggio di chi ha il sostegno della famiglia, perché sono state fatte delle ricerche che molti ragazzi che vengono da delle famiglie più popolari o con delle difficoltà economiche, nonostante lo studio, poi non sono in grado di sostenere il resto di quello che manca, cioè gli stage gratuiti, 2 anni di attesa, eccetera, eccetera, concorsi che non si sa, e quindi rimangono incastrati in questa rete in cui poi dopo a un certo punto le cose semplicemente non succedono.
E quindi questo cosa vuol dire? Che poi tutti questi settori si vanno depauperando, cioè si leva forza, mentalità, ingegno di queste spinte invece più laterali che vengono da altre posizioni familiari. E questa era una cosa che io volevo provare a raccontare, perché tutta la famiglia punta sul suo sviluppo scolastico, perché poi noi veniamo da molta letteratura che ha a che fare con questo. Se pensiamo alla quadrilogia di Ferrante, la bambina che dal rione si vuole emancipare a tutti i costi studiando, e anzi l'amicizia nasce da quel momento di condivisione, una delle due è geniale e l'altra no, ma guarda caso quella geniale è quella che poi preferisce la situazione abbiente al diventare una ragazza intellettuale, anche se avrebbe potuto, e l'altra lotta contro la famiglia per uscire da questa condizione di indigenza con lo studio. Cioè l'arma di Lenù è lo studio. Ecco, in questo caso è la madre che la arma, è come dire, io ho letto di Lenù, io è una vita che leggo di queste cose qui, le conosco, so cosa vuol dire, lo studio ti salverà, è evidente. Quindi la cosa che devi fare principale è quella. Però poi, sì, ma no, nel senso che secondo me la società è cambiata, quella idea di ascensione sociale è in qualche modo cambiata, e in qualche modo bisogna prendere atto che questa cosa non sta più succedendo come prima, ed è grave che non succeda come prima, perché comunque non sprigiona quell'immaginario lì, l'immaginario che se io studio sarò migliore della mia famiglia, migliore di me stesso, migliore di quello che vedo intorno a me. Ecco, se si inceppa questo meccanismo, quel meccanismo di progressione, per cui la generazione successiva studia di più, quella dopo studia di più, e si arriva a un'alta formazione riconosciuta dalla società, se poi l'alta formazione non è riconosciuta da nessuno, i ragazzi alla generazione dopo non ci vanno più a studiare, perché dico, che serve? Cioè oggi io mi apro un profilo Instagram e posso guadagnare così facendomi delle foto carine, perché dovrei farmi 8 anni di una laurea che nessuno mi riconosce? Quindi lei è esattamente in quell'anno lì, perché poi gli anni in cui si laurea sono dopo il 2007, quindi esattamente dopo il periodo della crisi, e quindi io volevo provare a raccontare anche questa cosa qui, come si sta rompendo quell'immaginario, che è l'immaginario su cui sono cresciuta anche io, è cresciuta la mia famiglia, probabilmente la maggior parte di voi, cioè l'immaginario che quella cosa lì in qualche modo faceva crescere e si faceva distaccare dalla famiglia da un punto di vista politico, emotivo, personale, costruttivo, progettuale, e però questa ragazzina non la vede accadere questa cosa, nonostante studi tantissimo. E quindi sì, per questo io ho pensato di inserire la parabola dello studio. E devo dire, per fare un commento, diciamo, le persone più adulte di me questa cosa del non approdo la vivono con grande sgomento, cioè è una cosa che proprio li disturba moltissimo. Le persone della mia età la vivono come se fosse così, è così che va, cioè è normale che vada così. Ecco, non ho ricevuto da loro il commento del ma non c'è una speranza, cioè da loro il commento è così, cioè la penso anche io così. Quindi questo ci dà anche un'idea di come la mentalità già sta cambiando, non in meglio, evidentemente non in meglio, e di come reagire anche alle storie, anche alle invenzioni, perché questa sono solo io che sto lì e scrivo le mie cose, le invenzioni in qualche modo ci può dire qualcosa di quello che ci sta succedendo intorno. Quindi una forma di rassegnazione in voi giovani? Ma no, forma di rassegnazione mai, perché poi continuiamo invece a lavorare, a studiare, a provare, a tentare. È un po' una forma di del muro di gomma, cioè continui a buttarti, lui ti ributta indietro, ti butti e tu ti ributta indietro. Cioè il lamento di questa cosa non è il lamento fino a se stesso, perché il lamento fino a se stesso non serve a niente, è la presa d'atto che la situazione si sta un po' trasformando così. Quindi non è una rassegnazione, è che tu lo sai che effettivamente le cose vanno così, poi però hai insistendo, spostandoti, hai trovato la tua maniera. Io per esempio lavoro molto con i ragazzi che si stanno formando per entrare nell'editoria. Cioè, io sono passati 10 anni da che ho iniziato a lavorare in editoria e ancora non ho un lavoro nell'editoria. Cioè, forse a settembre dovevo firmare questo primo contratto un po' più degno, ma insomma sono 10 anni. E tu a questi ragazzi che cosa gli devi dire? Loro lo vogliono fare e tu gli dici, la difficoltà c'è, lo vuoi fare? Puoi sostenerti? Sappi che c'è questa difficoltà. Se vai avanti con una spada dritta, a un certo punto un varco si aprirà. Sta a te quella forza per rompere, ma non è che loro ti guardano rassegnati, loro ti dicono lo voglio fare, ci provo lo stesso e vanno avanti.
l'importante è il varco, quindi è quello che deve scaturire, e dal libro scaturisce anche questo, il varco, perché comunque c'è, comunque con lo studio lei prendeva 30, magari era una rivincita nei confronti della mamma, però c'è questo varco, e questa è la cosa principale, perché poi alla fine il libro qualcosa oltre la parte dell'arrabbiatura, tutto quello che tu hai raccontato, però ci deve essere qualcosa che ti porta oltre, e questo c'è. Grazie. Grazie a voi. Passo al nostro comandante. No, io volevo soltanto aggiungere una cosa. È sembrato ad un certo punto che fosse un libro assolutamente negativo, cattivo, con lei violenta, no? Che comincia rompendo una racchetta e poi finisce per uccidere sempre il maggiordomo, perché tanto è sempre... No, in realtà è un libro amaro per alcuni aspetti, ma è un libro molto reale. La cosa bella dei libri, in particolare quando si tratta di romanzi, ed in questo caso di quello che ha scritto Giulia, è che ognuno al termine della lettura trae degli spunti, delle riflessioni, ognuno va a notare alcuni aspetti e magari a non notarne altri, no? Come tu giustamente prima dicevi, della madre rispetto alla violenza, tra virgolette, verso il padre. Stessa cosa, e quindi ci sono delle cose che notiamo di più, altre che notiamo di meno. Mi piace molto la tua chiusura, quella del varco, no? Perché tu dici, io sono 10 anni che lavoro nel mondo dell'editoria e forse vedo la luce. Io ho qualche anno in più che lavoro nel mondo dell'editoria e ho fatto esattamente il percorso, ho cambiato, ho visto, ho fatto, ho detto, ho rotto, eccetera. Forse vedo la luce, non lo so, intanto vedo Trevignano, che non è male. E poi, altra riflessione assolutamente personale, tu prima dicevi le due denominazioni degli abitanti di Anguillara. Qui non ci sono, ufficialmente non ci sono. Io mi sono permessa, è un anno che sono qua, mi sono permessa di crearne una, perché sono perfettamente consapevole che non sono una trevignanese, non lo sarò mai, perché sono comunque una persona che vive qui, che può essere più o meno accettata, più o meno conosciuta, ma non sono una persona di Trevignano, soprattutto ho un aggravante, sono romana. E allora io ho coniato una mia definizione personale, che a me piace, che è quella di Trevignanella. Perché i Trevignanelli, a mio modo di pensare, sono quelli che non sono di Trevignano, ma sono persone che comunque, alle quali piace stare in compagnia, piace condividere, piace fare amicizia, sono disponibili. E poi prendeteci come volete. Intanto Trevignanella è venuta, ha riaperto una libreria, stasera vi ha proposto, sempre grazie a Daniela e al dirigibile, questa presentazione. Vogliateci bene, vogliateci bene. Il sindaco, se sono qua, fa qua, exa qui, quindi forse un po', così. Cioè, no. Io ringrazio tutti, è inutile dire che potrete acquistare il libro alla libreria Feltrinelli di Largo Argentina, oppure in alternativa qui in itinere. Noi itineranti abbiamo copie. Grazie a tutti, soprattutto per aver rispettato le regole. Grazie.